We look forward to the time when there is no more night, when your people can come out of hiding, when your people can't stop all the fighting. Shabbat Shalom e benvenuti alla porzione di Torah di oggi che è la Bereshit, che significa in principio ed è tratta dal libro della Genesi al capitolo 1, versetto 1 fino al capitolo 6, versetto 8. Mentre la porzione della Haftarah, porzione profetica di oggi, è tratta dal capitolo 42 del libro del profeta Isaia al versetto 5 fino al capitolo 43, versetto 10. Per il Brit Kadashah o Nuovo Patto, Nuovo Testamento, vi invitiamo a leggere Giovanni capitolo 1, versetto 1 fino al versetto 18 e il libro dell'Apocalisse capitolo 22, versetto 6 fino al versetto 21. In principio, Bereshit, Dio Elohim ha creato i cieli e la terra, Genesi capitolo 1, versetto 1. È meraviglioso avere finalmente un nuovo inizio e una nuova opportunità di ricominciare ed è proprio quello che stiamo facendo appunto in questo giorno. E questo è un prezioso dono che viene dato ogni anno al completamento delle feste ebraiche proprio con la Simchat Torah, il gioire del dono della Torah che ci è stata donata da Hashem sul Monte Sinai attraverso Mosè. E quando iniziamo il nostro nuovo ciclo di Parashot, studi appunto della Torah e porzioni della Torah, da capo, fin dall'inizio, abbiamo proprio questo senso ciclico e continuo dello studio e meditazione della sua parola. E le porzioni settimanali della Torah adottano i loro nomi dalla prima parola ebraica scritta nel libro che appare nella lettura, invece che trarre il nome dal significato, contesto della lettura stessa. Sia questa prima parasha che rappresenta l'inizio del ciclo annuale di letture della Torah, che il primo libro della Bibbia, prendono il nome dalla prima parola unica del testo, Bereshit, il che significa in principio. E in italiano il libro di Bereshit è chiamato Genesi. Una buona creazione era quella che ha fatto Hashem. Parashah Bereshit infatti si apre con una narrazione drammatica e ispiratrice della creazione del nostro mondo. In meno di 31 versi e 469 parole la Genesi descrive come Dio trasforma la confusione, il caos iniziale, il vuoto, tohu bohu, e viene trasformata appunto in qualcosa di perfetto, delicato e equilibrio del suo ordine e della sua bellezza. La terra era in forma e vuota, tohu bohu, e la tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso, mentre lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E questo lo leggiamo in Genesi capitolo 1, versetto 2. In questa prima parasha la Ruach Elohim, cioè lo Spirito di Dio, si sposta proprio sopra le acque, Mahim, come Dio separa la luce dalle tenebre e la terra dall'acqua. Egli crea poi la vegetazione, le creature, i pesci del mare, gli uccelli del cielo, così come gli animali terrestri. Adonai poi guarda la sua creazione
a ciò che ha fatto e lo dichiara buono. Tuttavia, l'opera non è completa. Infatti, il sesto e ultimo giorno della creazione, Dio produce il primo essere umano, Adamo, dalla polvere della terra, Adamà. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo, Adamo, dalla polvere della terra, Adamà. Gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Si legge in Genesi capitolo 2, versetto 7. Si noti che nell'emettere, quindi il suo respiro, nell'uomo Dio trasforma Adamo in un'anima vivente, un essere di carne, di sangue, con una personalità, emozioni, desideri. Contenuto quindi nel nome del primo uomo sulla terra è proprio la parola radice ebraica diga, che significa sangue. E questa non è una coincidenza, dal momento che Dio ci dice spesso che la vita è nel sangue. E lo leggiamo questo in Genesi capitolo 9, versetto 4, Deuteronomio 12, versetto 23 e Levitico 17, versetto 11. Si noti anche che il genere umano, sia maschile che femminile, è creato ad immagine e somiglianza di Dio. In ebraico infatti usiamo la parola Bezelmo, che significa a sua immagine. La radice ebraica Tselem, che significa proprio immagine, è stata usata nella moderna lingua ebraica come a significare scattare una fotografia o fare una fotocopia, e non v'è una somiglianza né familiarità molto precisa fra noi e il nostro Padre Celeste, appunto Abba. Così Dio creò l'uomo, Adam, a sua immagine, Bezelmo, lo creò a immagine di Dio, Bezelem Elohim. Li creò maschio Zahar e femmina Nikeiva, in Genesi capitolo 1, versetto 27. Sappiamo che nell'immagine di Dio esiste la creatività. Mentre non somigliamo necessariamente a Dio nei nostri corpi, fatti di polvere, tratti dalla polvere della terra, noi assomigliamo a Lui nelle nostre anime, nel nostro spirito. E uno dei modi in cui assomigliamo a Lui è la nostra capacità di creatività, proprio come Dio si è deliziato nel processo creativo della terra, della vita. Così c'è una qualità innata all'interno di ogni essere vivente, anche per essere creativi, che può esprimersi non solo attraverso l'arte, la scrittura, la musica, la danza, ma anche attraverso il pensiero strategico, l'ingegneria, la programmazione. E come vediamo, come ha fatto Dio a creare l'universo? La scrittura biblica ci dice che Egli ha parlato usando parole. Quindi per questo motivo ogni atto di creazione inizia con una frase in cui si dice: e Dio disse. E Dio disse: sia la luce, e c'era la luce. Genesi capitolo 1, versetto 3. Anche se noi non siamo dei, come alcuni del movimento New Age affermano, abbiamo in Lui un potere creativo nelle nostre parole, anche il potere della vita, della morte nella nostra lingua, e questo lo leggiamo in Proverbi capitolo 18, versetto 21. Vediamo infatti questo principio al lavoro quando Dio dice agli israeliti di dare loro ciò che avevano dichiarato sulle loro stesse vite, attraverso le loro stesse parole. Essi avevano incoraggiato l'incredulità, la disobbedienza ad Hashem, avevano dichiarato la morte su se stessi. Il risultato delle loro parole inedite è che l'intera loro generazione è andata perduta nel deserto, sono tutti morti. Si legge infatti in Numeri capitolo 14, versetto 28 e 29, di loro: com'è vero che io vivo, dice l'Eterno, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Voi tutti che siete stati recensiti dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, leggiamo appunto in Numeri 14, versetto 28 e 29. Quindi teniamo presente questo aspetto, controllando la nostra bocca, controllando le nostre parole, perché hanno un potere di creare cose buone nella nostra vita
come nella vita degli altri, oppure causare distruzione, come dice Proverbi capitolo 15, versetto 4. Inoltre la parola di Dio pronunciata nella fede è una potente arma ed è efficace per creare luce nell'oscurità e nell'ordine fuori della confusione, dal vuoto. All'inizio tutto nella creazione di Dio ha funzionato perfettamente e tutto ciò ha avuto un perfetto senso. Egli aveva dichiarato infatti tutto in esistenza nella sua fede, nel suo amore, nella sua speranza. E ci sono stati appunto 6 giorni di creazione e il 7° di riposo. Difatti noi lavoriamo 6 giorni e riposiamo un giorno, il giorno dello Shabbat. Dopo 6 giorni di creazione attiva, Hashem ha istituito il 7° giorno di sabato, di Shabbat, un tempo per cessare ogni lavoro, semplicemente riposarsi, ritrovarsi e ritrovare ristoro in Lui. In Genesi capitolo 2, versetto 2 e 3 leggiamo: pertanto il 7° giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel 7° giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto, e Dio benedisse il 7° giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. E questa santa giornata di riposo è così importante che Dio l'ha inclusa nell'Aseret Adevarim, cioè nelle 10 parole, nei 10 comandamenti, scalpellandola addirittura nelle tavolette appunto date a Mosè. E leggiamo in Esodo capitolo 20, versetto 8 fino al versetto 11: ricordati del giorno di sabato per santificarlo, lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, ma il 7° giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Infatti io sento profondamente proprio il desiderio anche di esprimere verso ogni fratello e ogni sorella che ancora dibatte lo Shabbat, nel dire come si può dire ad Hashem cosa egli ha comandato. Noi siamo chiamati ad obbedire ai comandamenti di Hashem e non a combattere contro Hashem. Quindi riposiamoci in Lui, riposiamo in Lui sapendo che Lui sa molto meglio di noi cosa è buono per noi, per ognuno di noi. E se Lui ha comandato lo Shabbat e lo ha inserito nei 10 comandamenti, sicuramente c'era un motivo ben preciso nelle nostre vite. E ricordiamo che lo Shabbat è stato fatto per noi, non siamo stati noi a farlo. Questo è qualcosa che è stato un dono da parte di Hashem per l'umanità. Ed è un riposo che va al di là del semplice riposo, diciamo, dal solo lavoro. È un riposo anche che ci permette finalmente di poter stare soli davanti al trono di Hashem, senza il tran tran di ogni giorno, senza la confusione anche che ci contorna ogni giorno. Quindi è fondamentale per noi avere queste ore di riposo per essere poi pronti a combattere, a tornare a quella che è la battaglia di ogni giorno. Quindi affrontiamo adesso il problema della solitudine. Poi l'Eterno disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Genesi 2, versetto 18. Quando Adonai inserì l'uomo nel Gan Eden, giardino dell'Eden, dichiarò che non era buono per un uomo essere solo. Aveva visto quindi l'esigenza nell'uomo di un aiutante, di una controparte, di una compagna. Quindi Hashem ha posto Adamo in un sonno profondo, ha preso da lui una costola per crearne una partner, quindi una moglie appunto adatta a lui. In Genesi capitolo 2, versetto 21 e 22,
Leggiamo. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo. Un saggio ebreo nel secondo secolo, Dosettai ben Yanai, ha scritto che è naturale che un uomo cerchi una donna. Questo perché? Perché cercare una donna significa cercare ciò che ha perso, cioè la sua costola, qualcosa che a lui già apparteneva, che era parte di se stesso. In ebraico l'uomo è chiamato infatti Ish e la donna Isha, che è la forma femminile di Ish. E Dio usa quindi questo termine come corteggiare la donna nel rapporto con Israele, promette un tempo in cui Israele lo vedrà con affetto, non più con una distanza di una donna che non lo ama, ma una donna che considererà Hashem come una figura di autentica autorità nella propria vita. In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baali, il mio maestro, si dice in Osea capitolo 2 versetto 16. Dio quindi vuole che Israele lo serva per amore, amore come quello di una donna per suo marito. Allo stesso modo il suo amore per Israele è quello di un marito devoto e affettuoso. Inoltre Dio è estremamente preoccupato anche per la nostra anima, le nostre relazioni personali con Lui e anche tra di noi, fratelli e sorelle, e vuole che i nostri rapporti siano guidati dall'amore e dalla devozione, non dominati dal dominio, dal controllo, dalla manipolazione, dalla coercizione, che purtroppo sono spiriti presenti nel corpo del Messia. E poiché le buone relazioni e la purezza sono così preziose per Hashem, l'ebraismo ha un metodo efficace per trovare il giusto, la giusta compagna per i single, che non è comune al di fuori del mondo ebraico, e si chiama infatti un sistema ebraico di shidduchim, cioè di matrimonio organizzato, che è un sistema di tentare di portare insieme uomini e donne ebrei allo scopo di matrimonio, e crea quindi un'unione chiamata shidduch, che è una relazione organizzata ed è considerata come una grande mitzvah, quindi una buona azione nell'ebraismo. E anche se il versetto lo descrive, che descrive Chava, cioè Eva, la interpreta come aiutante o compagna, la parola usata per il ruolo di una moglie nella Genesi capitolo 2 versetto 18 è Ezer Kenet Go, che significa letteralmente aiuto contro di lui. Il commentatore medievale di Torah Rashi commenta questo testo dicendo: se egli, Adamo, è degno, sarà un aiuto Ezer, se non è degno sarà contro di lui, kenegdo, per conflitto. La parola Ezer infatti significa protettore, guardia, aiuto, aiutare. Quindi possiamo capire che questo testo indica appunto l'aiuto del marito, ma non significa che la donna debba sempre accettare tutto ciò che il marito dice. Una donna non è stata creata per dire sempre di sì. Ci sono momenti in cui deve stare anzi in opposizione al marito quando questi compie qualcosa di ingiusto contro il volere di Hashem. Possiamo vedere ad esempio l'esempio della moglie di Amman nel libro di Esther, che ha cercato di avvertire il marito che i suoi tentativi appunto di distruggere Mordecai l'avrebbero portato alla morte, alla distruzione, anche se questo appunto non è servito, proprio perché Mordecai era di origine ebraica. A suo danno l'Amman antisemita non ha ascoltato la sua Ezer Kenegdo e è morto appunto sullo stesso palo di esecuzione su cui era destinato Mordecai. Inoltre, essere moglie non significa che la donna sia meno importante dell'uomo o meno importante del marito. Dopotutto, la Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, è chiamato anche aiutante. E mentre è l'aiuto nella nota delle scritture, l'aggiunta di Kenegdo alla parola Ezer rivela che la posizione della moglie è una posizione di uguaglianza.
Affrontiamo adesso il significato della caduta nel giardino. Purtroppo a causa di un inganno di un serpente Eva ha peccato, e questo lo sappiamo, Adamo ha peccato poco dopo di lei, e l'umanità quindi è passata da uno stato di grazia ad uno di vergogna per il peccato compiuto in un solo giorno. Adamo quindi ha incolpato Eva, Eva ha accusato il serpente, e da allora uomini e donne puntano il dito l'uno contro l'altro. E lì proprio nel giardino, per la prima volta nella storia umana, vediamo l'emersione dello spirito di vergogna, la vergogna che è venuta fuori dalla paura dell'ira di Dio. E nella sua totale umiliazione Adamo si nascondeva fra gli alberi, resosi conto di essere nudo, e dalla loro esistenza utopica, quindi perfetta, riparata, innocente nel giardino dell'Eden, Adamo ed Eva erano spinti fuori in un mondo crudele, indifesi davanti alle sofferenze, ai dolori. Essere quindi cacciati dal giardino impediva loro di mangiare proprio dall'albero della vita nel loro stato. Così facendo si sarebbero trasformati non più in uomini e donne, appunto, in uno stato temporaneo di peccato, bensì in uno stato eterno di peccato. Quella porta quindi bloccata del giardino ha effettivamente aperto una porta alla redenzione, al piano di redenzione nella pienezza del tempo. Velocemente quindi l'ordine, la bellezza della creazione che Dio aveva portato avanti nei sei giorni della creazione si sono deteriorati nella degenerazione morale da parte dell'uomo fino al punto tale da uccidersi l'uno con l'altro, come fu per i due fratelli Caino e Abele, e come abbiamo visto con l'umanità spiritualmente separata da Dio, che stabilisce da sola cosa debba fare, cosa è bene, cosa non è bene fare, che è quello che vediamo ogni giorno davanti ai nostri occhi. Anche nei soli capitoli del libro della Bereshit, l'umanità è scesa ad un tale punto di peccato con depravazione, violenza, che il cuore di Dio si è rotto a un punto tale da rammaricarsi della stessa creazione dell'umanità. La buona notizia è stata comunque quella che nessuno di questi eventi sono stati una sorpresa per Hashem. Hashem aveva pianificato ogni cosa, quindi conosceva il cuore dell'uomo e aveva previsto anche questo, anche prima, quindi, che i fondamenti della terra venissero posati. Dio aveva un piano di redenzione per l'umanità. Dio aveva mandato infatti il suo unico figlio Yeshua, Gesù, a pagare la pena dei nostri peccati per grazia. Abbiamo ricevuto appunto quella redenzione e non per le nostre opere. Lo leggiamo infatti in Apocalisse capitolo 13 versetto 8. E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Quindi questo è un piano di redenzione per tutti gli abitanti della terra, quindi è un piano di redenzione per tutta l'umanità, ed è quello proprio che viene scritto nel libro dell'Apocalisse. Vediamo cosa significa quindi avere un nuovo inizio, una nuova vita. Leggiamo in Salmi capitolo 33 versetto 6: i cieli furono fatti per mezzo della parola, davar, dall'Eterno, e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Il libro del nuovo patto di Yohanan, appunto di Giovanni, e che è già la storia proprio della creazione di Bereshit. La prima parola di questo libro è la stessa prima parola di questa porzione di Torah che oggi andiamo a studiare insieme, Bereshit, in principio. Nel principio Bereshit era la parola Adavar, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito preceduto dal Padre, piena di grazia
e di verità. Questo lo leggiamo in Giovanni capitolo 1, versetto 1 fino al capitolo 3, versetto 14, che vi invito a leggere e su cui meditare. Quindi Yeshua, proprio sulla base di questa scrittura, sappiamo che era nella creazione sin dall'inizio, e Yohanan lo descrive come l'agente del potere creativo, il potere che ha fatto tutto attraverso la parola Davar, e anche attraverso Yeshua, che è chiamato Adavar, la parola, che entriamo in un rapporto personale con Dio, e la nostra vera conversazione con Lui inizia proprio da qui. Quando accettiamo Yeshua, Gesù il Messia, come nostro Salvatore, Adavar, la parola, Yeshua, Gesù il Messia, trasforma i nostri cuori di pietra in cuori fatti di carne. Ciò significa che siamo fatti di nuovo, siamo nati di nuovo, e che ci è stato dato un nuovo inizio come figli del Padre Celeste, nostro Abba, il Dio dell'universo. Shabbat shalom a tutti voi e a presto. Now for the Aaronic blessing, adesso la benedizione di Aaroni. Yevarechecha Adonai veishmarecha, Yair Adonai panavalecha veichunecha, Yesa Adonai panavalecha veyesem lecha shalom, Veshem Yeshua HaMashiach, Sarha shalom shalom. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua the Messiah, the Prince of Peace. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù, il Messia, il Principe della Pace. Shalom. Bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Shabbat shalom.